Il video di oggi parte stranissimo. Basta scrivere semplicemente Battlefield 2042, andare su notizie di Google e. Battlefield 2042 Electronic Arts potrebbe prendere una decisione durissima. Uh, Battlefield 2042 riconosce l'insuccesso del gioco, è stato rinviato di nuovo, sbalordito negativamente, avrebbe ricercato lo stesso personaggio, criticato duramente, dov'è il controllo qualità? Flop per colpa di Halo Infinite, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, dovunque vedo, Battlefield 2042 sta venendo cazziato a destra e a sinistra, e pensate che lì. Petizioni adesso per eh, ricevere il rimborso vengono date anche da Steam, per cui quei... 5 6 milioni di copie venduti al day one che tanto Electronic Arts diceva oh, sta andando bene. In realtà credo che adesso si sia ridotto del 40-50%. Ovviamente Electronic Arts non ci dice come stanno andando le vendite adesso, ma c'è qualcosa di peggio. Electronic Arts non ci dice neanche cosa sta facendo e i ritardi e i posticipi si stanno accumulando. Come state vedendo in queste notizie. Per cui ho deciso di pensarci io. Perché a Electronic Arts probabilmente lavorano, boh, non lo so, dei cani senza assolutissimamente un'ottica del dobbiamo fare e che cosa dobbiamo fare. Per cui vi dico io cosa dovete aggiustare nel breve tempo, altrimenti fate come il vostro anthem. Lo chiudete in men che non si dica. E così guadagnerete un altro ottimo flop. Grandissima Electronic Arts. Continua così. Bene, e voglio iniziare questo video facendovi vedere dei funny moment, dei momenti un attimino no sense che come vedete sono tantissime, di questa serie amatissima e vedere questi glitch, questi bug, questi problemi mi fa davvero mano al cuore, <ride> e insomma non riesco a neanche a essere serio ma ci proverò, ci proverò Prima cosa che Electronic Arts deve fare è assolutissimamente avere una comunicazione migliore con i suoi player, cioè ogni volta che noi diciamo qualcosa a Electronic Arts sembra che essenzialmente ce l'abbiamo con lei perché appunto si chiama Electronic Arts. In realtà non è vero! Noi avevamo comunicato efficacemente a Electronic Arts che il titolo in beta faceva cagare. Noi avevamo chiesto a Electronic Arts di comunicarci in maniera efficace qualcosa sul Season Pass, di comunicarci qualcosa di più sulle classi delle mappe, una roadmap. L'avevamo chiesto sì o no? Sì, l'avevamo chiesto. Loro, di tutta risposta a cosa hanno fatto, hanno chiuso i post-it su Reddit. Perché è l'unica opzione che avevamo per farci un po' sentire. Dopodiché, loro non ci dicono niente. Sapete per caso quando uscirà una patch? Sapete quando usciranno i correttivi delle mappe, dato che sono state vociferate? No, assolutissimamente no. Per cui, ancora una volta, il titolo è rotto, sì, ma anche come si pone al pubblico Electronic Arts? È rotto. Altra questione importante: i server. E ogni volta, ogni gioco al day one, che sia qualsiasi, di qualsiasi livello, a qualsiasi altezza, di qualsiasi software house, e per quanti ne faccia, perché obiettivamente Electronic Arts dovrebbe essere in grado di gestire i titoli multiplayer, considerando. I giochi che eh, possiede E quanta gente eh, ci gioca In multiplayer e i suoi titoli Io mi chiedo e mi domando ma com'è possibile Che al day one i tuoi server continuino Costantemente a crashare continuino costantemente a far cagarissimo Continuano costantemente A non avere un sistema Di riempimento Adeguato, anche qui ragazzi La questione non è da poco, ci sono Tanti player che vogliono giocare E tu che cosa hai fatto? Hai creato Delle mappe che permettono di ospitare 64 player contro 64 player, dopodiché, quando i player escono, essi vengono rimpiazzati dai bot, di cui dopo ne parleremo ovviamente. Bene, ma non è emesso nessun sistema per poter integrare o comunque poter reinserire o eh, poter mettere efficacemente di nuovo player umani all'interno di queste partite. Inoltre c'è uno squilibrio all'interno di essi, alcuni server funzionano meglio di altri. Com'è possibile? Come è possibile che un player, che ne so. Che sta giocando in Italia alcuni vengono collegati in Germania mentre altri per fare un esempio um, in Inghilterra oppure in altri server ancora più lontani perché non c'è un sistema di um, miglioramento di queste performance aiuterebbe davvero molto i player a non soffrire di lago comunque di prestazioni nel multiplayer No, 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 al day one i titoli continuano a fare cagarissimo Non riesco proprio a capire perché, eppure l'esperienza ce l'hanno Altro punto che ha a che fare con il miglioramento e ha a che fare anche con quello che vi ho spiegato per quanto riguarda la comunicazione Una vera e propria roadmap, una vera e propria modo di comunicare efficacemente Electronic Arts di... Che cosa succederà? Quando succederà? Ve l'ho detto nel primo punto. C'è appunto l'idea di voler reworkare tutte le mappe. E io mi chiedo e mi domando, va bene, ok, ci sono tanti problemi, questo e quell'altro, ma... Se tu vuoi reborcare le mappe, non mi puoi posticipare ad esempio anche i contenuti che dovrebbero uscire. Il Season Pass, perché ancora qui, quando pensate di metterlo, avete adeguatamente pensato, adesso che il titolo è rotto e lo volete aggiustare, di mettere delle risorse adeguate. Cioè, quantitativo di persone a gestire efficacemente il problema? Ecco, io penso vivamente che i problemi di Electronic Arts siano questi. E cioè, il gioco fa cagarissimo. Abbiamo deciso di. Uh, Tenerlo con noi e io dico: bene, perfetto, non avete abbandonato il progetto come Ante. Ma bene, questo vi fa onore. Ma voi non potete continuare a posticipare, posticipare, posticipare. A questo punto, piuttosto che fare quella figura barbina che stiamo vedendo in questo preciso momento, al Day One di Battlefield, voi ci posticipavate il titolo. Proprio senza neanche pensarci. Tanto lo fanno tutti. Quello è il problema. Se lo fa Electronic Arts è più brutta? Bene, sarai anche più brutta. Ma almeno il gioco non è una merdaccia. Altro punto a cui vorrei un attimino dire: Electronic Arts per piacere. Basta pensare alle microtransazioni. Electronic Arts basta per piacere pensare solamente a un fattore economico. Io lo so, è importante avere un fattore economico all'interno del videogioco, ma. Non è possibile che se io pago ad esempio il tuo abbonamento a Electronic Arts Origin, poi per avere il Season Pass all'interno di Battlefield, a me se non concesso che io magari abbia comprato anche la Collector Edition, questa non sia inserita all'interno um, sì, di questo pacchetto oppure che... Io pago eh, come vi dicevo l'abbonamento mensile o annuale Electronic Arts e non ho il totale, eh, le totali possibilità appunto di player come ad esempio eh, quelli del, del Season. E, e, non era chiaro, non hai neanche al day one espresso chiaramente che cosa succederà, insomma. I contenuti devono esserci. Comprendo che tu hai bisogno di soldi per l'amor del cielo e non ho detto niente di tutto questo. E... Come sempre potrebbe esserci come un sistema di apex, eh, potresti vendere delle skin ultra mega eh, bellissime. E se non hanno funzione all'interno del gioco se non solo quella di eh, abbellire. Bene, perfetto, puoi metterle. Ma per piacere, il season pass, quello che ti permette di andare su più velocemente oppure quello che ti permette di avere eh, dei boost o degli attachment alle nostre armi. Non possono essere presenti solo lì e questo lo renderebbe quasi un titolo uh, pay to win. Non può essere che dopo tutto quello che è successo, dopo tutto il trambusto delle microtransazioni, dopo quello che mi stai facendo anche vedere con il tuo titolo che obiettivamente non è ottimizzato, noi siamo ancora qui a dover chiedere a Electronic Arts del per piacere non pensare al, ai, ai soldi. Pensa più che altro alla qualità, magari, fai, magari venderesti quello 1-2 milioni di copie in più e quindi riusciresti tranquillamente a prenderti dei soldi eh, che avresti avuto con le microtransazioni. No, 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 no non, è, non è pensabile una cosa del genere, eh, non, non so chi ci lavora là dentro. Andiamo avanti e parliamo adesso dei bot, ok? Come vi ho già detto nei punti precedenti, i bot per riempire delle mappe così grandi sono essenziali. I player che giocano a questi videogiochi essenzialmente fanno una partitina, ma molte volte escono e qualcuno rientra i server non sono equilibrati, alcuni hanno uh, a che fare con una squadra orribilante, altri invece ehm, si ritrovano con delle prestazioni sulla propria console, sul proprio PC davvero obrobriose e quindi comprendo che magari uh, si riavvia il PC, si entra e si esce e quindi i bot sono cosa buona e giusta, ma anche qui, quando hai pensato appunto di mettere dentro tutti questi bot, ma avresti dovuto sviluppare l'intelligenza artificiale con determinate caratteristiche, ok? Non puoi assolutissimamente permetterti che i bot siano dei player di alto valore dal punto di vista delle mire e delle strategie. Al massimo rendi i server o comunque le partite eh, chiare e quindi in uh, alcuni server i bot hanno determinate condizioni. Oppure ancora, invece che fare delle mappe così dannatamente e sterminatamente grandi, falle un po' più piccole. Altra questione ancora, eh, se appunto ci sono pochi player, c'è il problema del matchmaking, questo e quell'altro, a ah, corpa. Eh, i vari game tra di loro che appunto si stanno giocando nel server no ottimizzazioni bug glitch bot eh, season pass ragazzi questa è solamente la punta dell'iceberg eh, eppure è questo che sta succedendo e poi Electronic Arts dice eh, ma siete brutti e cattivi solo con me no 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 è perché i tuoi giochi ultimamente fanno proprio cagarissimo Bene, credo che anche quest'oggi io mi sia abbastanza arrabbiato con Electronic Arts, voi lo sapete quando parlo di Electronic Arts anche su Top of Angry mi, mi, mi sale proprio la pressione, la giugulare, mi si gonfia. Io ho dato i consigli, spero che Electronic Arts guardi questo video, spero che voi siate d'accordo con me, spero che voi non stiate giocando questo videogioco, spero vivamente che Electronic Arts fallisca, a parte questo. Spero vivamente che il titolo non muoia, come molti dei progetti di Electronic Arts. Eh, ma ragazzi, qua la vedo dura e pelosa, diceva la vecchia che la passava sopra lo specchio. I friulani capiscono. Per tutti gli altri, noi ci vediamo in un prossimo mega video. Ciao!